Inaugurato sabato scorso nel cortile d'onore di Palazzo d'Accursio il presepio del sorriso, alla presenza del cardinale Matteo Zuppi e del sindaco di Bologna Matteo Lepore. L'opera di Paolo Gualandi, un complesso monumentale di polistirolo resinato basato su una scultura di terracotta, rappresenta una natività nella quale la Sacra Famiglia e persino il bue e l'asinello si sorridono tra di loro e sorridono anche al mondo. Il vero Natale non è un narcotico per fare finta che tutto vada bene, ha dichiarato l'arcivescovo. E sappiamo quanto in questi momenti di guerra ci sia difficile sorridere. Ma Natale è sapere che le nostre lacrime verranno asciugate, che l'amore sarà più forte della morte e che il bue e l'asinello possano convincere tutti che insieme si sta bene. Il sorriso è credere che l'amore sarà più forte, e provare a sconfiggere l'odio, la vendetta, il male, disarmandole con il sorriso. Sì, per questo è un bellissimo presepe che ha tanto da dire, perché piangendo sappiamo capire anche l'importanza del sorriso. In serata l'arcivescovo ha inaugurato i presepi del loggione monumentale della chiesa di San Giovanni in Monte. La mostra, promossa dall'Associazione Amici del Presepio e giunta alla 28ª edizione, ritorna dopo 2 anni di stop forzato a causa della pandemia. Un ringraziamento agli autori dei presepi è stato riservato dal Cardinale, che ha ricordato come anche nelle rappresentazioni più diverse emerge la stessa bellezza, segno che Dio è l'autore e ognuno compone quell'infinita bellezza di Dio.